Per Montori Alvomano è stato un fine settimana dedicato all'attività di ricerca con un gruppo di 15 studenti e 5 professionisti del Politecnico di Milano. Dopo il venerdì pomeriggio dedicato ai sopralluoghi, da sabato mattina l'ex convento degli Zoccolanti ha ospitato il workshop di ricerca per immaginare nuove visioni e strategie sul futuro di Montorio, con approcci innovativi per il PNRR e la ricostruzione. Definire una strategia della Montorio del futuro, la Montorio del 2030. Abbiamo fatto un accordo quadro col Politecnico un anno fa, oggi è un passaggio intermedio, una 3 giorni a Montorio per un workshop e fra un mese presenteremo ai cittadini le progettualità, il futuro di Montorio Alvomano, dove andremo a sviluppare delle aree strategiche, una nuova piazza che chiameremo Piazza Verde, il terminal de bus, una riqualificazione del verde legata a un nuovo oratorio vicino al campo Parrozzani. E immaginare quello che sarà un futuro per i nostri ragazzi, le famiglie e le imprese, integrato alle infrastrutture. Montorio quest'anno partirà e spero che l'ANAS manterrà l'impegno, l'uscita autostradale, il cantiere dell'uscita autostradale. Quest'anno partirà il centro radiologico all'interno del poliambulatorio di Montorio Alvomano, un progetto finanziato con circa 1,5 milioni di euro. Questo vuol dire che Montorio ha la chance di svilupparsi. Abbiamo un passaggio storico che sono quelli dei fondi PNRR, un passaggio storico che è quello della ricostruzione e lo dobbiamo cogliere, cogliere in maniera importante con persone, con strutture di livello mondiale ed è un orgoglio averli qui a Montorio oggi, a Montorio in futuro e poter presentare fra qualche settimana a tutta la cittadinanza il master plan della Montorio del futuro. Il Politecnico di Milano ha, come dire, come obiettivo la ricerca scientifica, ovviamente. Questa ricerca scientifica in qualche modo offre degli scenari e quindi noi offriamo al comune, all'amministrazione dei scenari possibili futuri, dentro cui gli operatori locali si muoveranno per disegnare questa nuova struttura della città. È stato fatto anche uno studio di fattibilità, sul polo scolastico. Sì, al Politecnico di Milano abbiamo fatto uno studio di fattibilità sul polo scolastico, tentando di capire le opportunità rispetto alla dotazione scolastica tuttora attiva a Montorio, tentando di capire delle possibili aree strategiche dove insediare appunto la nuova scuola e tentando di capire rapporti costi-benefici nelle differenti scelte per le aree che abbiamo tentato di trovare all'interno appunto della città.